Diego Mingioni, è una corsa d'handicap. A Cagliari con la Ferrini sappiamo com'è andata, una partita in inferiorità numerica per quasi tutto il suo corso. Oggi in 10 contro 11 dopo mezz'ora è dura. Sì, è dura, è un periodo dove non riusciamo a completare una partita 11 contro 11. Non so bene le statistiche, io penso che siamo la squadra con più espulsioni di tutto il campionato, vado così a occhio. Sicuramente è un handicap, perché comunque anche oggi siamo rimasti in 10, non so, dal 30° del primo tempo se non sbaglio. Cioè vuol dire che giochi 70 minuti praticamente in 10, oltretutto contro una buona squadra, oltretutto in trasferta, poi 11 contro 10 abbiamo fatto anche una, secondo me, una grande prestazione di sacrificio, anche provando a vincerla con coraggio, quindi dispiace aver perso un punto all'ultimo minuto. E niente, continuiamo a lavorare anche in vista di sabato per la finale di Coppa. Certamente non è il modo migliore per preparare quella partita mentalmente, dico, come umore. No, sicuramente ci tenevamo già a vincere, perché comunque ci aspetta una settimana di lavoro, e vincere ti dà chiaramente entusiasmo, ti dà grossi stimoli. Però è stata una partita, ripeto, che si è complicata, 10 contro 11, bisogna anche comunque trarre degli spunti positivi nonostante la sconfitta, perché comunque sia con la Ferrini sia con la Villa Cidrese, dove eravamo in una situazione di emergenza, sia oggi 10 contro 11, insomma abbiamo fatto delle grandi prestazioni, quindi bisogna anche trarre gli spunti positivi, che sono lo spirito di sacrificio di questi ragazzi, la voglia di compattarsi anche nei momenti di difficoltà, cercando di superarle. Quindi è una sconfitta, ma cerchiamo di prendere ciò che di buono ci può dare, e ovviamente correggere le cose che possiamo migliorare. E intanto riflettere anche su queste ammonizioni, espulsioni a ripetizione, no? Sì, francamente si può aprire un discorso molto, molto ampio, non so se è il momento giusto. Io so solo che oggi la prima ammonizione di Fabio Porru non esiste, poi chiaramente fa un altro fallo, gli dà un altro giallo. Il primo giallo è sicuramente di recessivo. Ecco, però nel secondo ti puoi un po' frenare, insomma, no? Visto che l'hai preso il primo, forse ingiustamente. Sì, però ha fatto due falli, due gialli. Ti condiziona, il primo giallo ti condiziona tutta la partita. Poi è successo che su una ripartenza è entrato con foga e gli ha dato il secondo giallo. Quindi sicuramente bisogna riflettere, capire quali sono gli errori. E continua a lavorare. Col budone ci saranno tutti? Ayrton, Hunt è recuperato? Innanzitutto non ci saranno gli squalificati Prieto e Porru. Su Ayrton ancora sinceramente ci sono dei dubbi, proveremo questa settimana a riportarli in gruppo. Gli altri dovrebbero essere a disposizione, valutiamo poi alla ripresa degli allenamenti quelli che sono usciti acciaccati da oggi. Dalla gara di oggi e lavoriamo, ci aspetta una settimana importante, vogliamo preparare la partita al meglio e sicuramente ci faremo trovare pronti per questa finale importantissima.